a tutti, ecco, eccomi in regia, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, radiogramma 5 FM 94. Allora, riprendiamo, scusatemi qua, le cuffie mi fanno un po' di strani suoni, ecco. Riprendiamo appunto il discorso interrotto oggi alle 16.30, perché appunto questa trasmissione, come sapete, ha un'articolazione oraria in due fasce, dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Ricordo appunto che ci sono tutta una serie di iniziative, di cose organizzate, di eventi e situazioni che hanno a che fare con le tematiche di questa trasmissione, che appunto sono magia, stregoneria e paganesimo. E il primo evento che voglio segnalare, che voglio ricordare perché è importante, è l'equinozio di primavera, che si tiene, che si svolge, che verrà realizzato sabato 24 marzo, con inizio alle ore 18 all'incirca, a Jesolo, presso il Bosco Sacro della Federazione Pagana, in via Cagamba, Settima Traversa. È un rituale appunto di tipo religioso, di attaccamento, di vicinanza, di fusione e di immersione nel mondo, nelle sintonie con le energie di tutto questo pianeta, perché noi non siamo esterni a questo pianeta, ma ne viviamo all'interno. Noi siamo sempre nel flusso della vita e dovremmo perdere un po' l'abitudine di pensarci fuori, degli osservatori lontani, quasi degli extraterrestri, o della gente che osserva la vita col cannocchiale o col telescopio. In realtà noi siamo sempre all'interno del flusso dell'energia della vita, della natura e di questo pianeta. E questo pianeta ha delle fasi astronomiche, ha dei passaggi che sono i solstizi e gli equinozi, sono dei punti di forza, delle porte, dei contatti, e proprio in prossimità, in vicinanza o in contemporanea, questo dipende sempre anche dalle varie situazioni in cui le persone che possono praticare questi riti sono libere. Si celebrano questi riti. I riti del paganesimo non sono i riti del monoteismo, non sono vincolanti, non sono totalitari, non sono totalizzanti, non sono esclusivi, ma sono sempre un qualcosa, una ricerca, una cosa che piace, un desiderio, delle ricerche, delle proiezioni, delle percezioni che ogni persona ha in contatto, in sintonia appunto con la natura. L'equinozio di primavera rappresenta, chiamiamolo, l'avvio della luce, il ritorno della luce. Sappiamo appunto che anche nella nostra vita esistono delle fasi che sono cicliche, che sono di passaggio, che sono di transizione. Certe volte appunto si è immersi nell'oscurità e d'altronde questo è un passaggio obbligatorio, l'oscurità se combattuta o se vissuta o se affrontata permette poi il ritorno della luce, e la luce appunto ritorna su questo pianeta, nel nostro mondo, proprio con l'equinozio di primavera, che è anche l'avvio, il ritorno, il ripetersi, il ripresentarsi degli eventi che ci sono attorno, degli eventi della nostra esistenza. E visto che noi vogliamo vivere e desideriamo vivere in armonia con questo pianeta, questo ritorno della luce corrisponde anche a un ritorno delle nostre proiezione verso l'esterno. Noi viviamo nel periodo invernale, chiusi, in cui l'oscurità è più forte, in cui la possibilità di godere la luce del sole è più bassa, e questo passaggio appunto, questo periodo termina e comincia il percorso, il cammino, l'avviarsi, il lanciarsi verso i successivi stati in cui avremo la massima esplosione della potenza del sole, per poi appunto scendere verso l'equinozio d'autunno. Bene, 24 marzo, sabato, ore 18, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, ore di Acagamba, Settima Traversa. Questo appunto è un evento a cui tutti possono partecipare, lo ripetiamo e lo ricordiamo che questa volta è importante non alterare il ritmo e il clima che si viene a creare. Si può essere anche dei semplici osservatori, si può guardare le cose dal di fuori, l'importante è che le persone che decidono di fare qualcosa o di comportarsi in una certa maniera siano libere di farli e non si sia intraso a questo. Perciò io invito le persone a essere anche degli spettatori, però visto che non c'è vincolo, visto che non c'è obbligo, visto che non c'è no codifica, visto che si è liberi, visto che si è selvaggi in un certo senso, visto che si è dionisiaci, ognuno potrebbe inventarsi un qualche rito, un qualche forma di agire, un qualche rituale. Logicamente il fuoco sarà
un classico, perché in tutti quanti i nostri riti i fuochi sono sempre presenti, anche se voi andate a cercare su internet i vari filmati, le varie fotografie di tutti quei riti che da molti anni si svolgono a Jesolo, al Bosco Sacro. Ricordo che il primo rito si tenne appunto a Jesolo nel lontano Appeltane del 2001. Da allora appunto il fuoco ha questa caratteristica, perché il fuoco è la forma più veloce, più radicale, più immediata e più potente di trasformazione. Se la vita può proseguire su questo pianeta, se la nostra vita cambia, è sempre un fuoco che lo spinge, che gli ha alimentato, che dà energia. Il grande fuoco che è nel cielo, che è il sole, è quel calore che ci permette di trasformare molte cose, che ci permette di trovare un ambiente favorevole, che illumina le nostre giornate e ci dà questa energia. E allora questo fuoco viene rappresentato proprio anche all'interno di ogni rito. C'è un rituale che potrebbe essere anche significativo, il fatto che dopo che si è danzato, ballato, urlato, cantato intorno al fuoco, il fuoco venga diviso, si crea una specie di porta, e d'altronde i solstizi, l'abbiamo sempre detto, le quante sono delle porte, e si passa attraverso appunto questo fuoco. È un rituale antichissimo di purificazione, è una forma di sacrificio, è una forma di consacrazione. Logicamente il sacrificio non è da intendersi con la violenza, l'imposizione o la rinuncia che esiste all'interno delle religioni monoteistiche. Il sacrificio nel paganesimo significa anche sapere l'importanza delle cose, e che un sacrificio non può essere distruttivo, ma può soltanto il fatto che qualcosa si offre al fuoco per poterne ottenere un'energia, ed è che ci si accompagna nella nostra esistenza, nel nostro percorso. Perciò il sacrificio non è un qualcosa che ci priva, ma anzi è un ricordarci la possibilità che noi abbiamo in ogni momento nelle nostre mani, senza mediazioni. E questo lo ripetiamo e deve andare sempre ripetuto, perché si deve far comprendere la differenza sostanziale ed abissale tra la visione religiosa del paganesimo, del politeismo e del monoteismo. Nel monoteismo c'è sempre la rinuncia, la sofferenza, il dolore, c'è sempre un qualcosa di problematico. Cose che nella visione religiosa del paganesimo, del politeismo, queste cose non sono presenti. Tutte queste cose appunto poi si realizzano in maniera concreta, semplice, immediata, come quello di ballare, danzare intorno a un fuoco, dividere questo fuoco e passarci in mezzo. Niente di teologico, niente di intellettuale, nessuna argomentazione di particolare fede, ma soltanto un desiderio. Per chi vuole passare tramite questo fuoco solo come gioco, può benissimo farlo, non certo togliere la sacralità e l'importanza di quel fuoco, perché il fuoco è una divinità in se stessa. Oltre appunto al rituale dell'equinozio di primavera di sabato 24 marzo, ci sono altri due appuntamenti nel mese di aprile. Allora, il primo appuntamento di aprile è venerdì 6 aprile. I monoteisti di tipo cristiano e cattolico lo definiscono venerdì santo. Noi ci troviamo appunto questo venerdì santo a mangiare per famosissima macina del musso, cena appunto a base di carne di asino. È una cena che è stata fatta appunto in memoria di un nostro amico, un caro amico morto nel 93, e da allora sempre ricordato con questa cena, e fa appunto a base di carne di asino. Una cosa divertente, molto simpatica. Noi scegliemmo, molto prima del 93 in realtà, cominciamo questa abitudine di mangiare carne d'asino o di musso, come si dice in Veneto, prima che questo nostro amico morisse. Era negli ultimi anni della sua vita, una malattia lo stava spegnendo, ce lo stava portando via, e per caso cominciamo a mangiare carne di asino venerdì santo, proprio perché il locale diceva non si mangia carne. Noi non capivamo perché non si dovesse mangiare carne, si incuriosì molto questo fatto, questa resistenza della cameriera a darci il menù di carne. E noi continuiamo a insistere, e a un certo punto ci disse che il motivo era perché era venerdì santo e non si mangiava carne. A quel punto la nostra fantasia fu colpita che nel menù c'era asino. E siccome l'asino è nella storia del monoteismo un animale molto presente, scegliemmo proprio questo, anche perché il venerdì santo c'era la storia della Pasqua ebraica, della Pasqua cristiana, che è un incitamento all'uccisione dei bambini, perché ricordatevi,
che si festeggia qualcosa di tragico, l'uccisione dei primogeniti degli antichi egizi, anche se non è avvenuto, è sempre un'indicazione che si dà di comportamento che è molto pericoloso. L'asino era anche quello che avrebbe accompagnato all'interno di Gerusalemme il presunto e inesistente Gesù nella sua entrata a Gerusalemme. Ci viene in mente che nel Palatino fu trovato nell'Ottocento anche una raffigurazione di un crocifisso con la testa d'asino e che era stato uno dei primi graffiti anticristiani nella lotta che allora si svolgeva tra il paganesimo, tra la religione di Roma e il monoteismo di origine giudaico-cristiana. Ultimamente abbiamo scoperto una cosa molto molto divertente che penso anche molti, molti pochi vicentini sanno. È uscito un libro che appunto parla delle varie reliquie e su un testo che si parla di queste reliquie si dice che nel Vicentino, precisamente in una chiesa di Vicenza che non abbiamo ancora individuato, sarebbe conservato l'asino che sarebbe stato cavalcato dal Gesù mentre entrava a Gerusalemme. La coda di questo asino si troverebbe a Genova e in una basilica e una chiesa di Vicenza si sarebbe conservato lo scheletro di questo asino. Noi quando decidemmo nel 93 di fare questo non sapevamo questo particolare, nel 2007 lo scopriamo, anzi nel 2006, ed è anche divertente come certe volte il genio del luogo ti invia un messaggio, tu fai una cosa, non pensi che abbia una profondità, che abbia una sostanza, in realtà poi scopri che c'è un motivo. Bene, allora venerdì 6 aprile c'è la cena del Musso, giovedì invece 12 aprile è Monte Grotto Terme, in via Aureliana in Pub Imbolc c'è il muto dei pagani di Vica del Veneto. È appunto un incontro che teniamo appunto regolarmente da molto tempo, esattamente dal dicembre del 2005, ed è ormai uno dei mut più storici di tutta Italia, perché l'evento dei mut non è un evento soltanto veneto, ma in realtà per chi frequenta i vari siti su internet che si occupano di Vicca e di paganesimo vedranno che c'è ormai in tutte le regioni uno o due mut regolari che si svolgono con continuità e che permettono in luoghi pubblici a chi è interessato, incuriosito ad affrontare le tematiche, gli argomenti, le idee della Vicca del paganesimo di poter incontrarsi in un ambiente informale. Perciò che questo è un appuntamento che vogliamo ricordare. Ricordo anche un'altra cosa, che le trasmissioni che voi ascoltate su questa radio dal 1997 sono tutte qua, 96 scusate, sono disponibili su internet, le trovate sul sito www.federazionepagana.com/radiopagana, e ringraziamo per questo gigantesco lavoro appunto fatto dall'amico Franco di Jesolo. Sì, pronto? Francesco, sono sì, io. Ciao. Sta tenendo in mente una roba dei fuochi, no? Sì. Quando che facevamo i fuochi qua, nelle nostre parti qua, facevamo i fuochi sotto appunto il Venere Santo, facevamo i fuochi prettamente che c'era una percentuale di ginepro, cioè che c'era qualcosa inerente insomma nel mito. Sì, beh, sai, il ginepro, poi io non conosco i miti specifici del ginepro, però è una pianta importante, è una pianta odorosa, di conseguenza ha un significato importante. Io mi ricordo ad esempio anche la festa che si faceva quando i tralci delle vite dopo la potatura venivano anche bruciati. Sì, anche qui, ma a me mi ricordo, ero... A me proprio mi è successo la settimana scorsa, che a bella notte tarda, che stavo tornando, non ricordo più da dove, e ho visto proprio nella campagna, proprio di notte, che veniva proprio fatto un bellissimo fuoco gigantesco, sì, proprio con i tralci di vite. Sì. Anche a mia altra sera ho visto un bel fuoco. Sì, perché non da poi mia falli, perché se passava forestale qua vicino in casa mia, e sì che sei vicino alle case, ci sarà un fuoco di appunto i tralci dei viti, e si era fermato, e aveva la multa. Ma no, dico, io l'ho visto, era notte tarda, perché ti dico, e stavo venendo su da Vicenza, l'ho visto nella campagna proprio vicentina, e nella campagna proprio vicino alla zona San Drigo, ti dico, nei campi, ed era un fuoco gigantesco, proprio bellissimo. Sì, là che sei vigneti, penso che bruciare, facere di fuori, e anche qua in colina dove abito, che sei vigneti, però che c'era... Mi dico che prettamente bruciava i tracci, diciamo, vicini ai vigneti, e allora quando arrivava a festa, un pochi qui più vicini al sito che facevamo, sì, il fuoco, li portava, se no era troppo lunga la strada a portarli, no?
però la pianta, diciamo, no, più che la percentuale più del numero, sì, che era il ginepro. Beh, poi se bisogna costare, ci sono usanze locali che hanno una certa importanza, sì, che bisogna stare lì a cercare il colore locale, i racconti. Mi penso anche che, perché forse, ma può darsi anche perché prendeva fuoco subito, ma non credo neanche perché c'è tante piante, anche i tracci dei viti, prendeva, prende fuoco subito. C'era, infatti, c'era il ginepro, se ne doveva fare tanta strada, anche, non mi ricordo, avevo 8-10 anni. Andrei a tutti a prendere solo ginepro proprio. Anche Sai, è un fatto che bisogna capire se c'era qualche retaggio, qualche leggenda, qualche racconto, sì, legato a questo. Sì, perché probabilmente il fatto che venisse scelto quel tipo di pianta aveva un significato particolare. Penso che avesse avuto un significato, perché c'era altre piante che si poteva benissimo usare, perché c'era ramalia. Per esempio, se il sottobosco, se poi uno che faceva pulizia del bosco, uno che faceva pulizia, appunto, come per la prima del vigneto, così si trovava a fare una pira, insomma, ecco. Però se andava appunto distante, non mi ricordo se andava a camminare distante. Adesso non in mia tante piante del ginepro, forse, a parte chi... Sì, beh, se la monocultura del mais purtroppo ha cancellato e modificato radicalmente la struttura, appunto, agricola del nostro territorio, insomma. Sì, se tu passi in certe zone proprio vedi una distesa di verde solo di mais, insomma. Sì, appunto. Sai, i famosi campi di frumento, Sacri a Demetra, che era bellissimo passare, ad esempio, quando vedevi quei papaveri rossi. Sì, fai fatica a trovare anche i papaveri rossi, ad esempio, tante volte. Se, da quante diserbanti ci sono, insomma. Sì, ormai, se ricordi che... Vabbè, ne trovo ancora qualcosa ogni tanto, sì, nella mia zona qualcuno... Ma in Toscana dove... No, ma anche con il vento. Sì. Ogni tanto vedo che nella mia zona qualcuno si decide di ribellarsi alla monocultura del mais e pianta appunto del frumento, ed è sempre un bel vedere, insomma. Sì. Però noti proprio la mancanza, il diminuire, ad esempio, dei papaveri rossi, che sarebbero un indicatore... il papavero che poi... è un fiore molto in mezzo al giallo, no? Ho detto rosso in mezzo al giallo, che ha un significato molto particolare, che c'è un significato. Bisognaria avere anche là dei libri sui miti, sui floricoli. Ma guarda che di miti, guarda, sulle piante ce ne sono infiniti. Infiniti. E logicamente se tu fai fatica anche a catalogare sui miti relativi a una pianta. Perché poi ti colpisce. Amici, no? Qui degli arangoni, già soliti là. Per esempio, non so, tu lo conosci, conoscere Brosse, quello che ha scritto Mitologia degli alberi. Sì. Brosse, non so se l'hai mai letto. Ah, Grossman. Brosse, Mitologia degli alberi. Mitologia degli alberi. Sì, non lo conosci. Ma è un autore che negli anni 70-80 si è particolarmente dedicato a studiare i vari racconti relativi ai miti degli alberi. Con la B o con la C? Con la B, con le proprio Brosse. Brosse, ok. Sì. Se no dopo mi ricordo. Così. No, perché cioè, proprio sui piante, mia tanti, proprio, no, quello di Tompkins, quello della... Solito, beh, esempio, anche se l'autore è un cattolico, però ha fatto dei lavori, esempio, Catabiani. Non puoi mia Catabiani, ad esempio, la struttura della pianta. Sì, sì, sì. No, Catabiani, ad esempio, ha fatto il floralio, ad esempio, sì, che è una raccolta appunto sulle piante, sui fiori. Sì, e anche quello fornisce parecchi racconti appunto mitologici, racconti relativi alle piante, però effettivamente poi ce ne sarebbero da cercare, e per quanto tu vada a catalogare ne trovi tantissime, anche perché studi specifici sono stati fatti all'estero, perché io mi ricordo negli anni 80 uscì, fatto dall'Università di Marsiglia, di Lione, ad esempio, il bouquet di Atena, in cui si andava a studiare i fiori che erano sacri ad Atena. È uno studio che può sembrare di settore o più di nicchia, ma in realtà ti fa capire quanto sia il legame con il territorio e con le piante che ci sono attorno, e logicamente queste piante vengono comprese per la loro natura e la loro essenza. Esatto. Tutti quanti sanno che ad esempio le streghe venivano appunto uccise, perseguitate, perché conoscevano il potere delle erbe. Chissà quanti falò chi ha fatto
chissà quanti farò di distruzione, sì, oltre a, diciamo, all'eccidio umano. Sì, beh, oltre all'eccidio, diciamo, l'eccidio umano c'è anche un eccidio culturale, proprio perché c'era, c'era un tipo un approccio diverso alle piante, c'era una capacità di utilizzare le piante. Esatto. Se tu pensi anche le polemiche contemporanee che ci sono, perché le grandi multinazionali vanno in giro per il mondo e vanno a catalogare le essenze, i semi, i fiori. E piante che venivano usate dalle popolazioni che si trovano un attimino espropriate di questo, sì, ma anche queste popolazioni che erano considerate primitive, che in realtà non sono primitive perché hanno una cultura enorme, hanno una conoscenza, un bagaglio che la nostra industria farmaceutica cerca di andare a recuperare. Esatto. E a mercificare, insomma. E dopo fa brevetti, dopo siamo sempre a... Sì, ma questo però dimostra, capito, che popolazioni considerate sempre povere, inferiori, proprio gente non preparata, in realtà in quel campo sapeva conoscere un ambiente e aveva una ricchezza più dei nostri chimici, in un certo senso. Ma scherzi. Va bene, bene. Francesco. Ciao. Ciao Ivan. Sì, difatti il conoscere il mito non è soltanto un'opera così di fantasia, soltanto una ricerca di racconti semplici. In realtà il mito, anche sulle piante, dà una possibilità di contatto diverso con la realtà che c'è attorno. Anche l'osservare in maniera diversa, radicalmente diversa, qualsiasi elemento della natura. E proprio il mito ci dice che da sempre tutti i popoli, tutte le comunità, tutte le civiltà, tutte le culture hanno sempre elaborato un qualcosa che avesse a che fare con le piante, che riuscivano a comprendere, a entrare in contatto, a entrare in armonia con questo mondo. Ed è significativo che a livello planetario tutti quanti i popoli abbiano elaborato dei miti, dei racconti o un'arte di utilizzare le piante, cosa che invece è stranissima, incredibile, e che nessuna di queste popolazioni in giro per il mondo, pur avendo linguaggi, pur descrivendo, pur potendo raccontare, pur nel dettaglio del mondo, abbia mai trovato un Dio creatore e si è mai posto il problema se queste cose sono state create da qualcuno. Le persone hanno sempre compreso, i popoli non contaminati, non avvelenati del monoteismo, hanno sempre compreso che quello che esiste, esiste da sempre, che esiste una saggezza nelle cose, che le cose sono divine e che le cose sono eterne, e questo mondo non è comparso all'improvviso. In realtà solo negli ultimi millenni qualche folle ha cominciato a raccontare che quello che noi possiamo toccare, quello che noi possiamo trasformare, prima non esisteva e che è stato creato dal nulla. Questa è un'altra delle follie, perché dal nulla non esce assolutamente niente. Esiste in un certo senso il vuoto, ma il vuoto non è totalizzante. Ci sono delle zone che possono essere prive di qualcosa, in cui la materia può essere rarefatta, però il nulla è una cosa che non è concepibile. Soltanto le follie delle religioni monoteistiche hanno questa invenzione della creazione del nulla, ed è una follia che purtroppo perseguita le menti, l'intelligenza delle persone. Quante persone appunto sono prive della capacità di comprendere la grandezza, la bellezza, la profondità del mondo. E purtroppo il monoteismo è qualcosa di inganno ed è ingannevole. L'inganno è lo strumento principale dell'astuzia bellica. L'inganno e il segreto sono necessari per conseguire la sorpresa, vero moltiplicatore di forza che può rovesciare le sorti del conflitto facendo trionfare la parte più debole. L'inganno si ottiene nascondendo il vero, dissimulazione, e mostrando il falso, simulazione. E però e può essere realizzato con le parole, menzogna, gli oggetti, falso, i comportamenti, finzione e le loro combinazioni. L'arte dell'inganno è però molto più sofisticata e complessa di quanto si possa sospettare. Elencando questi elementi, essa prevede inganni doppi e tripli, inganni manifesti e finti inganni, falsi falsi, intrichi di bugie, commistioni di vero e falso, uso del vero per confermare il falso e uso del falso per rendere più credibile un altro falso. Questo labirinto è ben illustrato nelle parole di Duncan Clark, uno degli artefici degli inganni inglesi nella Seconda Guerra Mondiale, che prende a prestito il celebre aforismo di Churchill: in tempo di guerra la verità è un bene così prezioso che la si dovrebbe sempre coprire con una guardia del corpo di bugie, ribaltandolo così: in tempo di guerra la bugia è così preziosa che la si può e la si dovrebbe sempre coprire con una guardia del corpo di verità. E appunto
lo stratagemma, l'arte dell'inganno è quello che negli ultimi millenni, due millenni, le religioni monoteistiche hanno fatto, si sono impegnate, si sono stabilizzate e hanno affinato questa arte. E logicamente c'è sempre poi una cosa fondamentale nel monoteismo, che è la narrazione crea una tela del ragno. Vi sono catene sottilissime, quasi invisibili, ma forti e tenaci come i fili di una ragnatela, nella quale il singolo filo è fragile, ma l'insieme di più fili è invincibile. Per intrappolare l'avversario dentro una realtà fittizia, si costruiscono sequenze di eventi in forma di storie. Le storie catturano la mente e la incanalano dolcemente dentro percorsi che porteranno l'avversario alla sconfitta. Se voi vedete, una cosa caratteristica del monoteismo è la parabola, è la parola, è il racconto. Le persone si cadono in questa ragnatela, non comprendono che vanno a immischiarsi e si fanno intrappolare. In realtà bisognerebbe sfuggire dalla narrazione che il monoteismo propone, perché proprio crea una tela di ragno in cui uno si concentra su un filo e in realtà non è capace di comprendere tutto quello che gli attorno, che è la ragnatela. E un'altra cosa su cui si basa sempre il controllo, la simulazione, le astuzie, gli stratagemmi per imprigionare, è il controllo dell'attenzione. Il tessitore di stratagemmi per impadronirsi della volontà del suo antagonista punta a una precisa funzione mentale, l'attenzione. L'attenzione è come uno stretto fascio di luce che illumina solo una piccola area alla volta, spaziando tra tutto ciò. In ogni istante arriva alla mente, siamo consapevoli solo di ciò che viene colpito dalla luce. Catturare questo fascio di luce, dirigerlo a piacere e spostarlo nelle zone pericolose significa girarlo. Agire e aggirare la consapevolezza dell'avversario e quindi averlo in nostro potere. Ed è quello che i teologi, i sacerdoti del monoteismo fanno, che è quello di ingannare sempre, di spostare, di illuminare solo quello che loro desiderano. Sappiamo appunto che il monoteismo ha una caratteristica che è anche quella dell'ignoranza. Oggi eravamo partiti a parlare da una piccola notizia, da un articolo apparso sul Corriere della Sera, e diceva: negli USA il 98% si dice fedele di una credo monoteista, ma l'ignoranza religiosa è abissale. Sì, pronto? Pronto? L'ascoltatore non ha avuto il coraggio di intervenire, vabbè, ritenterà, avrà altro tempo e altre possibilità di parlare e di dire qualcosa di più concreto. Allora, quello dell'ignoranza religiosa è un problema non recente. L'autore dice appunto che già nel 65 ci furono fatti fare sondaggi che dimostrarono come negli Stati Uniti quelli che si dichiarano monoteisti, le percentuali, appunto, dicevamo, erano il 98% degli americani si dichiara di credere in una religione monoteistica, l'81% si dice cristiano, il 47% afferma di leggere con una certa regolarità la Bibbia, ed è una lettura di un certo delle migliori o delle più simpatiche. E dice sempre l'autore, parlando di questa ignoranza religiosa dei monoteisti: un altro problema specifico degli Stati Uniti è quello di notevole diffusione delle correnti di pensiero integralista. Un'opinione pubblica poco informata e anche un'opinione pubblica che ha pochi strumenti per filtrare il proselitismo di chi sostiene tesi radicali in materia di fede. Così accade che anche i gruppi caratterizzati da un forte impegno religioso come i cristiani evangelici dimostrano all'esame dei sondaggi una cultura religiosa non molto superiore a quella dell'americano medio. Ma il punto, il problema è sempre questo, che il fatto che gli stessi monoteisti siano ignari dei principi, dei testi, delle follie, delle elaborazioni della loro fede, è secondario, perché lo scopo fondamentale del monoteismo è sempre la volontà di dominare e di sottomettere. E di sottomettere con la paura, di creare il terrore. C'è un'altra cosa, che è una notizia che non so quanto abbia avuto risonanza in Italia, è di mercoledì 21 marzo. E dice:
prima dell'aborto va mostrato la foto del feto, proposta negli USA, immagini obbligatorie da usare come deterrente per le donne. Qualcuno ha reagito dicendo che è un tentativo di intimidire la donna, ma non è solo un tentativo di intimidire, ma anche di spaventare. E ora, qui di fronte a donne che ricorrono all'aborto per necessità, per condizione fisica, perché non sono in grado di gestire una gravidanza, di non avere un figlio, anche perché sappiamo che le condizioni sociali negli Stati Uniti non sono certo delle migliori, e soprattutto anche per motivi di salute. D'altronde le donne hanno un diritto sulla vita e hanno un diritto sul concepito. Io faccio fatica a concepire le donne soltanto come delle incubatrici o come delle fattrici. E gli va riconosciuto questo diritto. E di fronte a una scelta, e l'abbiamo detto e lo ripetiamo, e qualsiasi donna che abbia ricorso all'aborto lo sa dire, non è certo una decisione presa a cuor leggero e una decisione insignificante. Se qualcuno che non si prende cura di questo, che non si interessa a queste donne, ma che preferisce considerarle appunto delle fattrici, delle donne che devono essere soltanto delle incubatrici e che devono portare figli, e di fronte a una loro scelta, a una loro necessità, a un loro problema dell'aborto, non si cerca di comprendere perché si arrivano a questo. Non si cerca di pensare ad esempio a un servizio sociale in cui diventa facile l'adozione, in cui non ci siano problemi di lasciare un bambino. I politici non pensano di creare una cultura nel paese in cui una donna madre, una ragazza madre, venga additata. D'altronde il fatto, e l'abbiamo ricordato e tutti lo sanno, che proprio in questo momento in Italia si parli solo e si scandalizzi e si discuta e si pubblicano foto e articoli, si facciano servizi sul fatto che un politico no vada con i transessuali o vada a prostitute, già indica qual è il tipo di mentalità che c'è. Allora un politico ci dovrebbe essere concentrato a permettere alle donne che, se vogliono diventare madri, abbiano una struttura della società, dello Stato, della cultura che non crei problemi, anche alle ragazze madri. E invece no, il fatto della moralità, questa follia monoteistica della moralità basata solo sul sesso, implica che anche le donne che volessero non abortire ma abbandonare o lasciare il loro figlio si trovano dei problemi. Tutti noi leggiamo continuamente sui quotidiani, vediamo nelle televisioni, nei telegiornali, di cose incredibili, di donne che uccidono il neonato, che lo abbandonano, e tutti qua a gridare allo scandalo, ma nessuno va a porsi il problema perché questo avviene. Non è certo soltanto la mancanza di strutture sociali, ma è anche il problema di una cultura, il fatto del peccato, perché come sappiamo questo veniva definito nella cultura il frutto del peccato. E pensare a una persona, a un bambino come frutto del peccato, è già una dimostrazione di come lo si deve sminuire. Un bambino non è importante per come è concepito o dove è concepito, da chi è concepito. Un bambino è importante in se stesso, in quanto rappresenta un individuo, rappresenta una persona e rappresenta un cittadino. E al di là del suo concepimento, del suo luogo, del suo momento, della sua situazione, è importante come persona, come cittadino di questo Stato. E allora un politico che non fosse cattolico, ricordiamo che i cattolici fedeli e obbedienti rappresentano un pericolo per i cittadini, perché non sono certo lì pronti a seguire le necessità. E allora dicevamo di queste donne costrette molte volte anche per cultura ad arrivare all'infanticidio o abbandoni violenti o situazioni in cui i bambini muoiono. Se invece la nostra cultura fosse indirizzata, cambiata ed orientata verso forme diverse, probabilmente le cose sarebbero organizzate e questi drammi non dovremmo assisterli. Ma come sapete, l'importante per i politici è dimostrare fedeltà, obbedienza, sottomissione a quello che il monoteismo dice. Nel caso appunto nostro, la sottomissione alle leggi contro l'uomo, contro la natura, contro le persone. E il fatto che questi politici non siano incentrati sul fatto della laicità dello Stato è stato ricordato anche da un giornalista come Gian Antonio Stella. E dice: la lezione di laicità
da Oscar Luigi, broccolo nel campo del Signore. Dice solo, c'è una frase che dice solo un vero devoto come l'ex presidente Scalfaro difende ormai la separazione tra Stato e Chiesa. E se dobbiamo trovarci in Italia a un politico noto per il suo riferimento continuo al cattolicesimo che difende la laicità, pensate a che punto siamo arrivati con gli altri politici. E poi tratte queste conclusioni, penserete che un politico cattolico che si dichiara pronto a tradire i suoi elettori e infischiarsi nei diritti di chi l'ha eletto o dei suoi cittadini del suo Stato soltanto perché qualcuno che dice di rappresentare Dio, che rappresenta Dio su questa terra, un Dio che non è mai esistito, un qualcuno che parla di amore perché dice che un certo Gesù che non è mai esistito, che è una menzogna e che è una figura criminale, dice di parlare di amore, dice che i cittadini, le persone non hanno diritti e devono sottomessi a un diritto naturale inventato da loro. E logicamente il corpo rappresenta sempre un problema e di conseguenza passare per queste cose è sempre la cosa più semplice, più immediata per far soffrire. Creando sofferenza si creano delle persone che non sono più attente a quello che gli accade attorno, non sono più sensibili per il mondo, non hanno più attenzione, ma si ricadono nell'osservare la loro esistenza se cadono o no nel peccato, se sono o no coerenti con le parole di un presunto Dio che non mai esiste. E c'è anche da domandarsi una cosa, c'è anche da chiedersi se questo è possibile cambiarlo. Certo che è possibile cambiarlo. D'altronde noi sappiamo che la vita umana, uomo, è presente da moltissimo su questo pianeta. E scopriamo da un articolo della Repubblica venerdì 16 marzo, Homo sapiens, l'alba della famiglia. La mandibola rinvenuta in Marocco era di un bambino, viveva coi genitori e cresceva con ritmo uguale a quelli dei suoi coetanei di oggi. Gli studiosi, simile alla nostra, l'ha scoperta grazie a un dente di 160.000 anni fa. Ora sappiamo che i monoteisti hanno la pallina, il pallino, la follia del creazionismo, ma un semplice dente ci dice che la comunità, le persone, quelli che noi reputiamo selvaggi, primitivi, trogloditi, 160.000 anni fa avevano cura dei bambini e che questo bambino che viveva 160.000 anni fa cresceva con gli stessi ritmi di bambini di adesso. E lo significa che l'attenzione, l'amore per il futuro, l'amore per i propri figli, l'amore umano, l'amore di famiglia o di coppia o di comunità non veniva certo predicato da un criminale come Gesù Cristo, perché tutti quanti sono qui pronti a giurare che prima di quella figura criminale inventata non esistesse amore, non esistesse attenzione, non ci fosse desiderio di seguire le persone. Ebbene, basta un semplice dentino di un bambino di 160.000 anni fa e scopriamo che esisteva un qualcuno che se ne prendeva cura e che lui cresceva, dice l'articolo, viveva con i genitori e cresceva con i ritmi uguali a quelli dei suoi coetanei di oggi. E questo ci deve far comprendere che il monoteismo ha rappresentato non un miglioramento della nostra condizione, non qualcosa di positivo, non ha portato né valori, né principi, né nulla di sostanziale, ma soltanto un qualcosa che ci faccia soffrire, che ci fa ritornare indietro, che ci fa perdere la nostra caratteristica di essere umani. E questo è una cosa che deve essere anche significativa. Io voglio anche parlare di una cosa che cominceremo ad affrontare continuamente in questo periodo, perché si parla dell'8 per mille. Purtroppo l'8 per mille, sapete, noi invitiamo, siamo vicini alla dedicazione dei reti e diciamo invitiamo le persone a firmare l'8 per mille per lo Stato. Almeno i soldi andranno destinati sempre a meno a qualcosa di positivo. Allora, erano centinaia gli enti che venivano aiutati, erano milioni di euro che venivano stanziati, però ultimamente le leggi finanziarie, a cominciare da quella del 94,
comincia a tagliare i fondi dell'8 per mille, quelli destinati allo Stato, e questa è una brutta notizia. Forse si vuole anche incoraggiare o scoraggiare chi dà l'8 per mille allo Stato. Bene, voglio dirvi che il comma 1233 dell'articolo unico della finanziaria 2007 taglia infatti dell'8 per mille 35 milioni per il 2007 e 80 milioni nel 2008 e nel 2009. Ma nonostante tutto sono rimaste 4 milioni 719 mila euro che vengono distribuiti a 22 enti. E allora io voglio fare un appello agli ascoltatori. Tra gli enti che hanno avuto finanziamenti c'è un ente che è nel Veneto, almeno da quello che ho letto io, poi ce ne sono vari che sono nazionali, però ce n'è uno specifico di Montebelluna. Leggo che esiste AVI, Associazione Volontariato Insieme di Montebelluna. Questa associazione ha avuto 119.478 euro. Io non conosco questa associazione e penso che se aveva meritato l'8 per mille in questa dimensione sicuramente aveva delle credenziali, delle capacità non indifferenti. Io inviterei gli ascoltatori che conoscono questa associazione di chiamarci, di comunicarci, di far sapere in questa radio come agisce questa associazione, perché io penso che la cosa più semplice e più bella per far comprendere che è meglio che l'8 per mille vada a questa associazione sia il sapere come vengono destinati questi fondi. L'abbiamo ricordato ad esempio già molte altre volte quando si parlava dell'8 per mille e abbiamo detto ad esempio che l'8 per mille è servito in parte, ha dato un contributo per restaurare il muro di Cittadella. L'8 per mille dato allo Stato è servito ad esempio per restaurare o dare un contributo per le mura di Marostica. L'8 per mille è servito per sistemare delle strade in alcuni comuni montani dell'Alto Vicentino. Purtroppo i politici di tutti i colori hanno fatto di tutto per cercare di sminuire questi contributi. E allora, se qualcuno sa qualcosa di questa associazione che ha avuto 119.468 euro, ci faccia sapere come vengono spesi. E penso che sia la migliore pubblicità affinché le persone si convincano di cosa destinare e di dove inviare il loro 8 per mille. Questo appunto è una cosa importante e se qualcuno ha la bontà, l'interesse, è il fatto che le varie finanziarie a cominciare dal 2004 abbiano tagliato continuamente l'8 per mille. E io voglio ricordare che la ripartizione ultima dell'8 per mille c'erano state 1600 domande e di 1600 domande soltanto 22 hanno trovato finanziamento, solo perché qualcuno, qualche politico, politici di tutte le risme e di tutte le parti, vogliono dirottare questo 8 per mille da qualche altra parte. Però è sempre meglio che l'8 per mille vada allo Stato, perché se lo Stato in questo momento non si dimostra capace di gestirlo, di indirizzarlo verso le cose che non ci piacciono, possiamo sempre cambiarlo. E se qualcuno ha voglia, possibilità di fare pressione sui politici affinché si convincano che è meglio che l'8 per mille vada ad associazioni di volontariato o vada ad aiutare comuni, comunità che hanno importanza nel territorio, è meglio. E allora, visto che le dichiarazioni di rete sono vicine, ricordatevi di versare l'8 per mille allo Stato. Spero che quest'anno, e probabilmente sarà la possibilità, del 5 per mille, e ne penso che ne parleremo del 5 per mille perché ci sono delle novità importanti e anche per gli ascoltatori. Il 5 per mille è un qualcosa che è stato introdotto in maniera sperimentale lo scorso anno e serviva a finanziare le associazioni di tipo culturale, di tipo di promozione sociale. Ha avuto parecchio successo, quest'anno stava per sparire, ma poi tramite le pressioni di molte persone è stato reintrodotto. Quest'anno vedremo se anche qualche amico di questa radio ne potrà beneficiare. Da quello che so sembra di sì, perciò preparatevi a scegliere come destinare l'8 per mille e come destinare il 5 per mille. D'altronde ricordate che il 5 per mille non vi costa niente, in quanto sono importi, sono già IRPEF che voi avete pagato e che lo Stato ha già in mano. Voi dite soltanto che quella cifra del 5 per mille, che può diventare cifra importante perché si parla di
15-20 euro per persona, moltiplicate per centinaia, possono diventare cifre importanti per questa radio. Bene, Stefano è arrivato, manca meno di un minuto, io vi saluto, io vi ricordo che sabato 24 marzo alle ore 18 a Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, in via Cagamba, Settima Traversa, rituale dell'equinozio di primavera. Chi ci vuole partecipare si faccia trovare là e sa che appunto può partecipare al rito purché non altri lo spirito. Per chi vuole farsi un'idea vada su internet e cerchi i filmati che sono già caricati, le foto dei precedenti riti. Ciao a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo. Saluto tutti quanti e lascio i microfoni a Stefano. Scusate un attimo che vado a catturare il pulsante giusto per la pubblicità. Ciao a tutti.